Benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Avrebbe cercato rifugio in Tunisia, Messina Denaro latitante. Il trasferimento poi fallito, organizzato da un imprenditore di Castelvetrano arrestato per mafia con altri 3 uomini d'affari. Lotta ai compagni violenti denunciati dalle donne, ai domiciliari 2 uomini a Ragusa e Catania, indagato un immigrato ad Agrigento. In via Etnea, a Catania, marcia di studenti, genitori e insegnanti del Ferrarin che si oppongono all'accorpamento con il Nautico, Duca degli Abruzzi, solidarietà del sindaco Trantino. Contrario al ponte sullo stretto, l'ex sindaco di Messina a Corienti occupa la sede del PD a Roma. La segretaria Schlein, noi ci siamo. Salvini lo attacca sul web, Schifani, incidente chiuso con Roma. Riciclo dei rifiuti, Messina, la città siciliana con il miglior incremento secondo Legambiente, con oltre 10 punti in più in un anno. Catania e Palermo in coda, con il 26 e il 16% ciascuna. Agrigento si ribella contro il taglio degli alberi secolari della Villa del Sole, uno dei pochi polmoni verdi della città, la decisione per far posto a una scuola materna e a un asilo. La commovente storia di Kebba Seca per tutti, Kebbis, il primo rifugiato a donare gli organi in Italia, era arrivato dal Gambia a 17 anni e viveva a Chiaramonte Gulfi. Calcio, Catania tramercato, Coppa Italia e campionato. I rossazzurri preparano la sfida al Benevento. Intanto c'è il primo movimento ufficiale di mercato. Sarau rescinde e firma con il Siracusa. Ben trovati. Messina Denaro, da latitante, aveva pensato di acquistare un covo sicuro in Tunisia, operazione poi fallita, finanziata da un imprenditore di Castelvetrano finito in carcere. Intanto un altro uomo d'affari, un tempo complice, ora collabora con gli investigatori e le manette scattano per altre 3 persone. Manlio Viola. Un covo sicuro e stabile in Tunisia. Durante la sua latitanza Matteo Messina Denaro aveva tentato anche questa carta, sondando la possibilità di trasferirsi oltre il Mediterraneo. E su questa strada lo aveva aiutato un noto imprenditore del Trapanese. Si tratta di Giovanni Vassallo, da oggi agli arresti domiciliari. Continua dunque la ricostruzione passo passo delle coperture su cui ha potuto contare la Primula Rossa fino al suo arresto. Oltre Vassallo, i carabinieri del ROS hanno arrestato anche Emilio Alario e Giuseppe Lodato, ai quali è stata notificata la misura della custodia cautelare in carcere. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido e ha fatto luce sugli affari e sugli assetti del clan di Mazzara del Vallo. Dalle indagini è emerso che Vassallo era già stato socio di Giuseppe Grigoli, imprenditore, poi pentito. Grigoli, grazie ai suoi rapporti col padrino di Castelvetrano, da piccolo bottegaio aveva costruito un impero nel settore della distribuzione alimentare, ma da tempo collabora con gli inquirenti. Così anche Vassallo avrebbe fatto parte della rete di fedelissimi che gestiva la comunicazione di Messina Denaro e avrebbe contribuito a finanziare la sua latitanza. Fin dal 2012 avrebbe fatto parte del gruppo che organizzava gli incontri coi capi mafia. Proprio per finanziare la latitanza, Vassallo avrebbe anche avuto un ruolo in una rapina commessa a Palermo ad aprile del 2015, il cui bottino, secondo il pentito Attilio Fogazza, sarebbe servito proprio a Messina Denaro. Alario, accusato come Vassallo di associazione mafiosa, è già stato condannato in via definitiva per aver fatto parte del mandamento di Mazzara del Vallo, Lodato e suo genero. C'è un'ultima ora da Agrigento. Nella tarda mattinata è stato ferito a colpi di pistola un 48enne tunisino nel cuore della città dei templi. L'uomo, un pregiudicato, è stato raggiunto all'avambraccio da distanza ravvicinata, ma non è in pericolo di vita. E la polizia ha fermato un uomo sospettato del tentato omicidio. Immaginate che durante la diretta una televendita casalinga abusiva e di capi contraffatti durante questa trasmissione faccia irruzione alla Guardia di Finanza. Non si tratta di uno scherzo, ma è quello che è accaduto a 2 persone di Siracusa, Emanuela Corsi.
C'era una volta l'esposizione della merce falsa lungo le strade delle nostre città. Cinture, borse, portafogli di prestigiosi marchi nazionali ed esteri venduti a prezzi molto vantaggiosi perché contraffatti. Ma nell'epoca dei social, degli influencer e dell'e-commerce, quale soluzione migliore di internet per pubblicizzare e vendere capi di abbigliamento e calzature falsi? È l'idea avuta da due siracusani che sfruttavano appunto i canali social per la loro attività illegale. Peccato che tra i follower c'era anche la guardia di finanza, che durante la televendita casalinga ha fatto irruzione in diretta. Ultimo pezzo, non ve lo fate scappare. Guardia di finanza. Vabbè. Buongiorno, guardia di finanza. Buongiorno. Nel video la venditrice non solo mostrava l'ampio campionario di abiti di note case di moda italiane ed estere, ma li indossava e dava pure consigli ai clienti in ascolto. Ed è una L con un bel maglioncino sotto. Quindi se l'opulo avanza bella forte, lo dici ma... Inoltre i due facevano delle estrazioni a sorte per i follower più attivi, che potevano vincere giubbotti e scarpe. I due sono stati denunciati mentre sono stati sequestrati oltre 500 capi contraffatti. Sono in corso accertamenti anche sui clienti coinvolti in questo giro di contraffazione. Veramente sorprendente. A Catania adesso, per l'orgoglio del Ferrarin, in via Etnea in marcia studenti, genitori e insegnanti che si oppongono all'accorpamento con il Nautico Duca degli Abruzzi ipotizzato dalla regione. Solidarietà anche dal sindaco trentino Tonino De Mana. È il giorno dell'orgoglio, dell'appartenenza e dell'identità. La marcia degli oltre 600 studenti dell'aeronautico Ferrarin è un concentrato di rabbia e speranza, quella di mantenere l'autonomia ed evitare l'accorpamento con il Politecnico Duca degli Abruzzi, che una discutibile scelta della regione rischia di far diventare realtà. A Catania sono 19 gli istituti che rischiano l'accorpamento, ma per il Ferrarin la proposta dell'assessore regionale Turano non è praticabile. Solamente una scelta politica di perdere la nostra autonomia dopo 50 anni di servizio, perché sarebbe in pratica una dissolvenza della nostra istituzione scolastica. Siamo l'unico istituto puramente aeronautico in Italia perché gli altri sono tutti quanti accorpati. Striscioni e cori da stadio in via Etnea. I futuri piloti respingono al mittente l'ipotesi fusione, che viene vista come un tentativo di deturpare l'identità collettiva. Siamo qui uniti per cercare di risolvere questa situazione, per mantenere il nostro nome ancora vivo. Nel corso della mattinata una delegazione di studenti capeggiata dalla preside Patrizia Pittala ha incontrato il sindaco trentino, che ha manifestato solidarietà respingendo con fermezza l'ipotesi dell'accorpamento. L'ex sindaco di Messina a Corinti ha occupato da solo la sede del PD a Roma. L'opposizione dice unisca le forze contro il ponte e la segretaria Schlein, noi ci siamo. Salvini lo attacca sul web. Intanto per Schifani chiarita la questione dei fondi. Si è trattato di un deficit di comunicazione con Roma, dice il governatore, già risolto. Lorena Dolci, scusate. È pensabile fare un svincolo dentro Piazza Navona o il Colosseo o nei templi di Agrigento? Ovviamente no, è la stessa cosa e anche di più, non può essere toccato lo stretto. L'ex sindaco di Messina, Renato Accorinti, è andato fino a Roma per difendere l'unicità di quelle due sponde. Ieri, con un gesto eclatante, ha occupato la sede del PD, incontrando poi la segretaria Ellie Schlein per chiedere ai partiti dell'opposizione di portare avanti questa battaglia comune. Si deve camminare insieme e soprattutto mettere gli uffici legali, che qui si fa saltare il banco, perché cose assolutamente illegali ce ne sono e ce ne saranno a mai finire. Noi ci siamo, ha detto la Schlein. L'accoppiata non è sfuggita al principale fautore dell'opera, il ministro Salvini, che la ripropone ironicamente sui suoi social. Insieme. E questa è una bomba contro il Sud. Bravo. E il Sud è di tutti, non è che l'autonomia sarebbe utile. Certo. Tu sai che noi ci crediamo, sulle battaglie comuni bisogna unire le forze. Ma intanto Salvini incassa il pieno appoggio del governatore Schifani, che dopo le iniziali perplessità manifestate sulla partecipazione finanziaria da parte delle due regioni si riallinea. Il ponte va fatto, dice, le somme sono state impegnate. Una follia la bolla invece a Corinti, pacifista ambientalista della prima ora, che 20 anni fa da professore di educazione fisica decise di arrampicare
spostarsi per protesta sul pilone di Torre Faro, proprio per dire no al ponte, dopo essersi insediato simbolicamente a piedi scalzi in municipio e aver accolto il Dalai Lama a Messina, a Corinti torna adesso alla sua battaglia del cuore. La lista dei comuni ricicloni comprende 80 città siciliane. Messina è quella dove negli ultimi anni si è registrato l'incremento maggiore, un dato dovuto alla campagna di sensibilizzazione e lotta agli incivili avviata in città. Catania e Palermo sono invece in coda, con il 26 e 16% rispettivamente di differenziata. Francesco Triolo. Sono 80 i comuni rifiuti free in Sicilia, 30 in più rispetto all'anno precedente. Sono quelli che hanno prodotto non più di 75 kg di rifiuti indifferenziati per abitanti in un anno. Il dato arriva dal dossier Comuni Ricicloni Sicilia 2023, che riporta i dati del 2022 della gestione della raccolta dei rifiuti dei comuni siciliani. Complessivamente la raccolta differenziata in Sicilia nel 2022 si attesta al 53,34%, superando quindi per la prima volta il 50%. Era il 48,7% nella precedente rilevazione riferita al 2021. Il comune in vetta alla classifica è il piccolo centro di Longi in provincia di Messina, ma se andiamo a guardare i comuni capoluoghi, in quattro superano il 65%, Ragusa e Agrigento, Enna e Trapani. Messina invece è la città che registra il miglior incremento percentuale, oltre 10 punti da quando nel maggio 2021 ha esteso il porta a porta in tutta la città e attestandosi a fine 2022 ad un promettente 53,41%. No, non è affatto difficile, basta avere un minimo di senso civico e qualche secondo di disponibilità la sera per portare giù il materiale. No, non è complicata, basta avere la buona volontà di smistare le cose e sistemarli negli appositi cassonetti, come qua si fa anche a casa. Io la faccio regolarmente, non trovo nessuna difficoltà. Ci vuole solo un po' di buona volontà. Sì, 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 quello. Funziona secondo lei? Sì, funziona bene. È complicato? No, no, è semplicissimo, soltanto i primi momenti, i primi giorni magari un po' di confusione, ma poi è facilissimo. Un risultato dovuto anche alla campagna di comunicazione che il Comune di Messina ha attuato ormai da 2 anni, prima sotto l'amministrazione De Luca e adesso Basile, e alla lotta agli incivili. Questo è un video postato oggi dal sindaco Basile, che riprende uno dei tanti sporcaccioni beccati sui colli Sarrizza a gettare spazzatura. È stato identificato e sarà denunciato penalmente. E così Messina ha guadagnato 10 punti in un anno nel riciclo. Adesso si allunga ogni giorno la lista di compagni violenti denunciati dalle donne. Oggi ai domiciliari sono finiti 2 uomini a Ragusa e a Catania, mentre è stato indagato un immigrato ad Agrigento. Veronica Barbarino. Donne picchiate e maltrattate per anni dai mariti prima di trovare la forza di reagire e mettere fine all'incubo. Succede anche a Ragusa, dove una donna per anni ha subito aggressioni da parte del marito, straniero come lei, spesso di fronte ai figli minorenni. Questa volta si è decisa a chiamare il 112. La donna ha raccontato ai poliziotti dei continui maltrattamenti e della voglia di allontanarsi da casa. Dopo essere stata accompagnata al pronto soccorso e poi nella sua abitazione per farle prendere gli effetti personali, gli agenti si sono trovati davanti il marito che, avendo intuito le intenzioni della moglie, ha afferrato un coltello da cucina e minacciato gli agenti, che però sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo. L'uomo in questura ha continuato ad opporre resistenza e a minacciare gli agenti, che lo hanno arrestato. Noi ci siamo, noi siamo disponibili all'ascolto, a dare una mano alle donne vittime. Non vi preoccupate neanche se tante volte un deterrente può essere la mancanza economica. Possiamo fare in questo momento anche il reddito di libertà, che ha aiutato tante donne già nel Ragusano, nella nostra provincia. È importantissimo che non vi sentiate sole. E ad Agrigento un'altra donna picchiata per anni davanti ai figli è arrivata addirittura a perdere il feto che portava in grembo. Alla fine è stata allontanata dalla casa familiare e collocata in una struttura protetta a indirizzo segreto. E sempre oggi a Catania una donna ha chiesto aiuto al 112, denunciando che il compagno la stava picchiando all'interno di un'auto in viale Rapisardi. Scempio ecologico ad Agrigento, all'interno della storica Villa del Sole, nel cuore della città. Il comune ha autorizzato il taglio di tutti gli alberi secolari per la costruzione di una scuola materna e di un asilo. Sit-in di protesta dei cittadini e dei movimenti civici. Davide Sardo.
Agrigento si ribella contro il taglio di tutti gli alberi secolari della Villa del Sole, nell'area dove è stata avviata la costruzione di una scuola materna e di un asilo. Tanti cittadini, numerose associazioni e movimenti civici si sono radunati in Via Europa di fronte a quello che fino a qualche giorno fa era uno dei pochissimi polmoni verdi della città. Un sit-in per manifestare cordoglio e contrarietà allo scempio ecologico, morale e culturale perpetrato alla storica Villa del Sole. Noi protestiamo perché c'è una sottrazione di verde pubblico, di fruibilità al pubblico di quello che era uno dei più importanti polmoni di Agrigento. E abbiamo dubbi sul progetto che si vuole realizzare sostanzialmente, perché sempre di più si sottraggono aree verdi per fare altro. È un attentato alla bellezza e al paesaggio di Agrigento. Una sensazione di angoscia, tristezza. E poi che dire, mi dispiace per i bambini, perché comunque io da bambina in questa villa ho avuto, mi sono divertita. Nel frattempo il Codacons di Agrigento, dopo una segnalazione alla procura, ha chiesto l'accesso agli atti per riscontrare le autorizzazioni da parte della soprintendenza relative all'abbattimento di tutto il patrimonio arboreo in un'area ricadente nella zona B del decreto Grappelli e sottoposto a vincolo paesistico. Il Codacons sostiene che negli atti del comune di Agrigento mancano le autorizzazioni secondo obbligo di legge da parte della soprintendenza. È stato consegnato questa mattina a Catania, nel villaggio Sant'Agata, dal sindaco Trentino e dall'assessore Parisi, il nuovo polo sportivo, da oltre un decennio abbandonato e in condizioni di degrado. È stato realizzato un campo da calcio a 5 in erba sintetica, creati un'area giochi per bambini con una zona fitness e compiuta la risistemazione dello spazio vicino a via Fellini. Realizzati anche un impianto di illuminazione, un sistema di videosorveglianza con il controllo digitale da remoto e panchine smart con annesse zone wifi. E resta la commovente storia di Kebba Seca, per tutti Kebbis, il primo rifugiato a donare gli organi in Italia. Era arrivato dal Gambia a 17 anni, viveva a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano. Emanuela Corsi. Era arrivato a Pozzallo dal Gambia con un barcone quando aveva solo 17 anni. Al primo rilascio della carta d'identità da parte del comune di Vittoria, nel Ragusano, aveva indicato di voler donare gli organi in caso di morte. Lo scorso 13 dicembre, a 23 anni, ha perso la vita per le conseguenze di un incidente stradale e i suoi organi sono stati donati, così come lui stesso aveva stabilito. È la commovente storia di Kebba Seca, per tutti Kebbis, il primo rifugiato in Italia a donare gli organi. Kebbis viveva a Chiaramonte Gulfi, dove faceva il mediatore culturale nella società Foco. Lavorava per mandare i soldi a casa, alla madre, alla sorella di 17 anni e ai suoi fratelli più piccoli. La comunità e i colleghi ricordano la sua generosità. Chiunque ha conosciuto Kebbis ne porta comunque un ricordo molto, molto bello, perché era una persona che veramente sapeva ascoltare, ma soprattutto col suo sorriso, anche la sua simpatia, ti sapeva, come dire, trascinare e tranquillizzare. Si era confrontato con più persone, tra l'altro, proprio su questa evenienza, nel capire anche cosa significava effettivamente nel pratico la donazione degli organi. Ma non ci, come dire, non ci stupisce, non ci ha stupito questo suo gesto, perché Kebbis era una persona molto generosa è stato generoso anche dopo la sua partenza. Ecco. Il giovane aveva realizzato un progetto di economia circolare per consentire alla comunità di gambiani di tornare in patria con un lavoro da svolgere. Ci lascia la voglia di continuare a lavorare in Gambia e a lavorare nella direzione di aiutare i giovani del Gambia a restare nel loro paese e a svilupparsi lì. Intanto il paese continuerà a sostenere la famiglia del giovane. Sui canali social è partita una colletta per consentire il rientro della salma in Gambia. Occorrono 5.500 euro. Gli organi di Kebbis sono stati espiantati all'ospedale Cannizzaro di Catania. Il cuore è andato a un giovane di Palermo. Fegato e pancreas sono stati trapiantati a due pazienti di Torino. Le cornee invece sono state donate alla Fondazione Banca degli Occhi di Mestre.
A Catania, Natale solidale all'Istituto Cavour, tra canti, lavoretti artigianali, giochi da donare ai bambini meno fortunati e le immancabili letterine a Babbo Natale, Tonino De Manna. Che tutti i bambini del mondo stiano bene, eppure che finisca la guerra in tutto il mondo. Buon Natale a tutti. Richieste per sé e per gli altri, il grande cuore dei bambini va oltre Natale, dove, secondo un vecchio adagio, sono tutti più buoni. La loro bontà e la loro spontaneità nasce da piccoli gesti, come donare un regalo ai bimbi meno fortunati o organizzare un mercato solidale per le famiglie meno abbienti. Dobbiamo credere che loro continuino a credere che esiste Babbo Natale. Babbo Natale è un personaggio fantastico, immaginario, tanto atteso per tutto l'anno proprio in questo periodo dai bambini. Ognuno di loro ha preparato una letterina indirizzata a Babbo Natale con i loro desideri e i loro sogni. All'Istituto Comprensivo Cavour di Catania è il giorno delle richieste a Babbo Natale, pronto ad accontentare tutti, come tradizione vuole. Per quest'anno vorrei il libro di Robby, la casa di Barbie, una collana con un ciondolo a forma di cuore. Vorrei anche che tutti i bambini del mondo avessero un dono da scartare sotto l'albero. Troverai sotto il mio albero latte e biscotti e carote fresche per le tue renne. Insegnanti impegnate in prima linea ed iniziative di solidarietà che scaldano il cuore e la voce. Voi bimbi deliziosi dell'Istituto Cavour di Catania. Facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio, la strategia di mercato del Catania che prepara la sfida di sabato con il Benevento. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio tra campionato, mercato e Coppa Italia. Il Catania sta preparando la sfida al Benevento che chiuderà il 2023 e intanto c'è il primo movimento ufficiale di mercato, Sarau a Siracusa, e in Coppa la finale passerà dalla sfida con il Rimini, Francesco Triolo. Testa al Benevento, al campionato, perché la sconfitta con il Sorrento Pese deve essere subito cancellata. Il Catania vuole rialzarsi, anche perché dopo l'impatto iniziale, dopo il cambio in panchina, un punto in tre gare è troppo poco per la banda di Lucarelli, che non può permettersi altri passi falsi. Le parole del tecnico livornese dopo la sconfitta di lunedì hanno aperto scenari importanti anche sul mercato e l'uscita, quella di Sarau al Siracusa già ufficializzata, è solo la prima di una mezza rivoluzione annunciata sul mercato. I nomi pesanti sono quello del fantasista uruguaiano César Falletti, che Lucarelli ha allenato e lasciato a Terni, e quello dell'esterno Emanuele Cicerelli, in forza alla Lazio, dove però non ha giocato un minuto. Sul fronte uscite ci sarebbero intanto il portiere Livieri, che il Catania potrebbe restituire al Pisa, ma anche il laterale sinistro Mazzotta. Campionato e Coppa però, perché gli obiettivi del Catania sono due, e quello della Coppa Italia potrebbe essere una porta d'accesso importante in chiave playoff. Sorteggiato l'accoppiamento per le semifinali, il Catania affronterà il Rimini in uno scontro diretto tra andata e ritorno. La prima sfida in trasferta il 24 gennaio, la partita di ritorno al Massimino il 28 febbraio. In caso di qualificazione per la finalissima, la squadra di Lucarelli disputerà ancora il confronto d'andata in trasferta, chiudendo in casa con gara 2. Il Rimini ottavo nel girone B e, come il Catania, è in corsa per un posto ai playoff. Noi ci fermiamo qui, appuntamento come al solito alle 20. Grazie e buon pomeriggio.